Questa tranquilla via di Certaldo non rievoca certo la fantasia del Boccaccio, ma è qui la sua casa paterna, sebbene egli sia nato per caso a Parigi nel 1313. Se dal palazzo del vicario ora vedrete uscire un corteo di armigeri trecenteschi, se preceduto da squilli di tromba, l'araldo annunzia l'uscita del vicario e della sua sposa per ricevere un'ambasceria, tutto questo dipende dal vecchio conflitto tra due città, Certaldo e Firenze. Non avendo dato né l'una né l'altra i natali al Boccaccio, pretendono entrambe di esserne la patria, l'una di origine, l'altra di adozione. Fin dal 1396 i fiorentini si presentarono a Certaldo per richiedere le ossa del Boccaccio. La cerimonia di oggi ripete quella di allora. In panni moderni il rappresentante fiorentino legge la petizione della sua città. Gonfaloni e dignitari raggiungono la sepoltura del poeta, dove una teca conserva le ossa ritenute autentiche. Autentico certo il turbamento che se ne sprigiona a smentire la troppo superficiale leggenda di un Boccaccio ridanciano.